voglio rifare un cotechino. Quindi ho preso un cotechino in una salumeria qua del posto e adesso l'ho messo a cuocere. L'ho messo a cuocere dentro la carta stagnola, l'ho bucarellata e lo lasceremo cuocere per circa più di un'ora, almeno un'ora e mezza. Perché poi l'altra ora che servirà per finire di cuocere il cotechino lo andremo a fare in una maniera diversa dal solito. Quindi adesso aspetteremo che sobbollisca per almeno un'ora, anzi per un'ora e mezza, e quindi dopo procederemo a fare la ricetta vera e propria. Bene, il cotechino ha sobbollito più di un'ora, quasi un'ora e mezza. Adesso andiamo a fare la ricetta vera e propria. La ricetta si chiamerà cotechino alla Sherpanne. Devo dire che questo tipo di ricetta l'ho vista fare da una signora su YouTube, però io ho variato qualcosa. Intanto metto dei pomodori, poi invece delle lenticchie ci sono dei fagioli e in più io vado a mettere dentro anche due peperoncine. Quindi alla fine il risultato sarà diverso. Ora, questi sono gli ingredienti. Il cotechino che è stato cotto per circa un'ora e mezza. Abbiamo un tris di odori, abbiamo il sedano, carota, cipolla, abbiamo dei pomodori da tagliare, due spicchi di aglio, abbiamo anche dei peperoncini piccoli, questi qua. E in più abbiamo un po' di prezzemolo. Abbiamo dei fagioli, cannellini e borlotti e adesso in più c'è sale e pepe, in più abbiamo anche due bistecche tagliate sottili di manzo e del prosciutto cotto Ferrarini che andremo poi a guarnire il cotechino. Adesso vi farò vedere come si fa. Bene. Abbiamo tolto la pelle al cotechino a metà cottura. La pelle è venuta via benissimo, come vedete. Poi abbiamo messo le due bistecche di manzo o di scottone, come volete, e sopra sul tagliere sopra ci abbiamo messo del prosciutto cotto Ferrarini e abbiamo messo dentro il cotechino. Adesso lo andremo a chiudere con dello spago, con della corda da cucina, e quindi dopo andremo a cucinarlo per un'altra ora, un'ora e mezza in una padella. Bene, quindi abbiamo fatto cuocere un'ora e mezza circa il cotechino, l'abbiamo tirato fuori dall'acqua, abbiamo tolto la pelle, poi abbiamo fatto uno strato di prosciutto cotto e l'abbiamo avvolto sia nel prosciutto cotto ma anche in queste fettine di carne di manzo. Poi l'abbiamo salato, pepato, abbiamo messo del rosmarino, quindi come vedete è legato come proprio un salame, letteralmente come un salame. Adesso andiamo a fare a finire la cottura, a fare la ricetta. Bene, abbiamo fatto rosolare tutte le verdure. Adesso andiamo a far rosolare il salame di cotechino. Dobbiamo farlo rosolare da tutte le sue parti e poi andremo a mettere dentro un bel po' di vino e dovrà sobbollire per circa un'ora. Dopodiché andremo a mettere dentro per gli ultimi minuti, per l'ultima mezz'ora di cottura, sia i pomodori, sia i fagioli. Bene, è giunto il momento di irrorare il cotechino, il salame di cotechino, con il vino bianco. La signora su YouTube ha messo vino rosso.
Io metto un vino bianco frizzante, un pignoletto, un vino molto buono, e quindi adesso andiamo ad irrorarlo, a irrorare il salame di cotechino con questo vino. E ce ne va dentro un bel po', perché deve sobbollire circa un'ora. Ecco, è andata un po' meno di mezza bottiglia. Adesso faremo sobbollire il salame di cotechino, lo faremo sobbollire per circa un'oretta. Bene, abbiamo già messo i pomodori e abbiamo già messo anche i fagioli. Devo dire che io ho messo i fagioli, ma la signora che ho visto su YouTube ha messo le lenticchie. A me le lenticchie non piacciono, quindi ho messo i fagioli. Faremo ancora 20 minuti, 25 minuti di cottura e poi la ricetta sarà pronta. Il cotechino alla Chef Vanni o salame di cotechino sarà pronto. Quindi non mi resta altro che augurarvi buon appetito e vi chiedo ancora una volta di iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie di tutto.